Ciao a tutti. Quello di cui voglio parlare oggi immagino sia abbastanza immaginabile. Si tratta del rifiuto da parte del presidente Mattarella di accettare il professor Savona come ministro dell'economia e la conseguente richiesta o proposta del Movimento 5 Stelle e di Fratelli d'Italia di avviare la procedura di messa in stato d'accusa, impeachment. Allora, vorrei dire che secondo me questa richiesta ci sta tutta, nel senso che l'articolo 90 della Costituzione italiana dice che, se non ricordo esattamente i termini, si può mettere in stato d'accusa il Presidente per alto tradimento oppure per diciamo così, sovversione della Costituzione, ecco, non rispettare la Costituzione italiana. E secondo me è proprio quest'ultima parte che in effetti ci sta. Perché? Beh, bisogna guardare innanzitutto cosa ha detto Mattarella. Cerco adesso di prendere il telefonino, di leggere le testuali parole per non dare adito a travisamenti. Dice, la designazione del ministro dell'economia costituisce sempre un messaggio immediato per gli operatori economici e finanziari. Ho chiesto per quel ministero l'indicazione di un autorevole esponente politico della maggioranza che al di là della stima e della considerazione della persona non sia visto come sostenitore di linee che potrebbe provocare la fuoriuscita dell'Italia dall'euro. Ovvero, ripeto leggendo solo la parte più interessante, ho chiesto per quel ministero l'indicazione di una persona che non sia vista come sostenitrice di linee che potrebbero provocare la fuoriuscita dell'Italia dall'euro. Questa è una richiesta puramente politica, una richiesta sulle idee, sul programma, sulle opinioni del ministro, perché in pratica, anzi, non tanto sulle opinioni, sulla percezione delle opinioni che si avrebbe in Italia e si capisce all'estero. Ovvero questa persona non dovrebbe essere vista, essere percepita come una persona che potrebbe, che è sostenitrice di linee che potrebbero portare alla fuoriuscita dell'euro. In pratica ogni minima critica all'euro, ogni minima critica all'euro si incorre in questa definizione, si ricade qui. E questo è un giudizio puramente politico. Si è parlato che non si possono imporre i nomi dei ministri. Questa è un'altra cosa. Innanzitutto il discorso, tutte le voci sull'imposizione dei ministri sono uscite quando già il Quirinale aveva fatto uscire a sua volta delle voci, delle indiscrezioni, però riportate da tutti i giornali come assolutamente fedeli, secondo i quali Savona non andava bene. Non perché pregiudicato, non per altri motivi, ma puramente per le sue opinioni, perché non dava ai mercati quell'impressione di voler, rimanere saldamente nella zona euro, benché poi lo stesso Savona nel suo blog, in un qualche articolo che ho letto, smentiva assolutamente tutto questo, non si parlava assolutamente di uscita dall'euro, non era in programma, però ecco, l'idea che il ministro sia stato rifiutato proprio per la sua opinione politica. Questo Mattarella mi sembra che lo dica molto chiaramente, al di là delle interpretazioni che possiamo fare, che sia una provocazione di Salvini che già sapeva, non cambia. Se anche fosse una provocazione, Mattarella ci è cascato in pieno. Quindi, secondo me, l'impeachment ci sta tutto. Dopo verrà votato, no, ci sono diversi passaggi da fare, la procedura è difficile. Si sa, però secondo me ci sta e al momento direi che la cosa più saggia che Mattarella potrebbe fare è dare le dimissioni e io penso che lo farà prima o dopo. Ci sarà forse un po' di tira e molla, però dovrà andare là. L'altra cosa che volevo dire è che tutta questa vicenda però secondo me è comunque poco chiara, c'è qualcosa che non capisco. E cosa che non capisco? Beh, perché Mattarella ha agito così? Perché secondo me non è nell'interesse dell'establishment, almeno dell'establishment italiano, questo comportamento di Mattarella, perché sarebbe stato molto più astuto da parte di Mattarella lasciare governare
Lega e Movimento 5 Stelle, almeno per alcuni mesi, per far emergere le loro differenze, le loro difficoltà e abbassare il loro consenso, perché è evidente, se anche Lega e Movimento 5 Stelle si fossero comportati benissimo, comunque chi governa perde un po' di consenso, perché non riesce ad accontentare tutti, perché anche quando si dice abolizione della legge Fornero, siamo tutti d'accordo che questo va fatto, comunque bisogna vedere come si abolisce, cosa si mette al suo posto, eccetera, quali condizioni si pongono, c'è sempre qualcuno che viene scontentato, e quindi il consenso di Lega e Movimento 5 Stelle si sarebbe abbassato, magari anche in maniera catastrofica, chi lo sa. E dopo la prossima tornata elettorale Mattarella, chi per lui, avrebbe avuto buon gioco a mettere una persona di fiducia dei mercati. Poi un'altra cosa, diciamo che questo governo che è stato proposto e il programma di governo è il più filo europeo che si potesse immaginare dato il risultato delle urne. D'accordo che il Movimento 5 Stelle aveva fatto questo passo indietro qualche mese prima delle elezioni su Europa, Euro, NATO, eccetera. Però comunque Lega e Movimento 5 Stelle sono i partiti politici che in Italia sono più anti-establishment, sono più anti-euro, o comunque così si vogliono far passare. E quindi, ecco, se guardiamo questi partiti e dopo cosa è uscito dal programma di governo e nella lista dei ministri, sembra che siano, almeno a mio avviso, sono anche troppo filo europei. Nel programma di governo non c'è assolutamente traccia di uscire dall'euro, di uscire dall'Unione Europea. Savona, come ho già detto prima, in un articolo aveva già chiaramente espresso la sua opinione che dobbiamo rimanere nell'euro. Quello che si trattava di fare era fare un po' la voce grossa, di contrattare con l'Europa su alcuni vincoli. Ecco, e io non credo che Mattarella sia così, come dire, così miope da aver cassato il governo per la nomina di un ministro che tutto sommato non avrebbe fatto nulla di tragico. Secondo me questa è una direttiva che gli è stata data dall'alto, probabilmente dall'Unione Europea o dai soliti poteri forti che non hanno nome e cognome, perché dico, questa è solo una gran perdita per Mattarella e per l'establishment italiano, perché Cottarelli vedo molto difficile che riesca a formare un governo, perché Lega e il Movimento 5 Stelle quasi certamente, anzi sicuramente come partiti non lo sosterranno, può essere che si punti sul fatto che i neoparlamentari non vogliono lasciare la poltrona, quindi ci saranno defezioni, c'è qualcuno che può pagarli per farli cambiare idea, questo si sa, e quindi può anche darsi che Cottarelli riesca a formare il suo governo, però insomma avrebbe vita secondo me molto breve, e questo non farebbe altro che alimentare l'odio degli italiani, la sfiducia nei confronti delle istituzioni. La prossima tornata elettorale sarebbe un plebiscito anti-euro. Quindi secondo me questa è un'imposizione che viene da fuori, da qualche capo che magari non sa bene come funziona la politica, com'è la situazione in Italia, e che diciamo l'establishment tira sempre a campare comunque, tira sempre a campare perché sa di essere il più forte, che in un modo o nell'altro qualcosa tira fuori dal cappello. Mattarella ci rimette perché o impeachment o dimissioni o comunque una figura molto magra la rimedia, però l'establishment sa che in un modo o nell'altro intanto ritira intanto prende fiato per qualche mese, e dopo qualcosa dal cilindro la tirano fuori, ecco. Questo volevo dirvi, quindi io spero che l'impeachment vada avanti, non credo che andrà avanti fino alla fine, perché Mattarella si dimetterà prima se l'impeachment arriva in Parlamento, penso, e avrebbe così anche la possibilità di passare da carnefice a vittima, sarebbe conveniente per Mattarella dare le dimissioni, ecco, per salvare la faccia e anche forse un po', forse erodere un po' il consenso di Lega e Movimento 5 Stelle, che verrebbero visti
da vittime a un po' carnefici loro stessi di questa scelta, che comunque anche tra i lettori di Lega e il Movimento 5 Stelle potrebbe, ecco, non essere gradita a tutti. Va bene, quindi ci aspettano dei mesi molto interessanti, vediamo cosa succede. Secondo me bisogna andare avanti con l'impeachment, e questa è... c'è chi ha usato la parola colpo di Stato, e secondo me ci sta, perché questa non è una decisione del popolo italiano, è contro il popolo italiano, che ne pensate, insomma, il risultato delle urne lo dice chiaramente, e non si può rifiutare un ministro per un'opinione espressa tra l'altro in passato. Questo è assolutamente assurdo, è un'opinione politica sostenuta dagli elettori, quindi Mattarella non può ricusare un ministro per una cosa del genere. Questa è la mia opinione, fatemi sapere nei commenti come la pensate. Ciao a tutti e buona giornata.